Il presidente della prima sezione del TAR di Palermo, Cosimo Di Paola, ha sospeso con il suo decreto in via d'urgenza il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione per le aziende sanitarie di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e per gli ospedali Villa Sofia e Cervello, Civico e Policlinico. Il ricorso è stato presentato da 13 anestesisti assistiti dall'avvocato Domenico Petruzzella. In base ai verbali redatti dalla commissione esaminatrice, i 73 anestesisti risultati vincitori sarebbero stati chiamati domani per entrare in servizio. Ma secondo i medici che hanno presentato ricorso, le aziende sanitarie e gli ospedali non hanno comunicato tutti i posti effettivamente liberi e non coperti dalla mobilità. I posti da coprire effettivamente sarebbero più di 100. Per questo motivo, in attesa che aziende e ospedali comunicassero gli effettivi numeri per coprire posti vacanti di anestesisti e rianimatori, il concorso è sospeso, come sospese sono le immissioni in servizio.